Lucinic, Taddei, Perrotta, Panucci in area di rigore, arriva anche Mexès, pronto Menezza a battere questo calcio d'angolo, eccolo il cross, non ci arriva Perrotta, ci arriva Panucci, il tiro, la palla dentro, il vantaggio a Roma, il tiro di Panucci deviato da un difensore alle spalle del portiere Coppola, ma il gol va dato comunque a Cristian Panucci ed è per lui il secondo gol in campionato in questa stagione. Gol del vantaggio della Roma esattamente al 17° minuto di gioco, il gol di Cristian Panucci, la palla deviata da un difensore, ma il gol va dato tutto a Cristian. Azione da calcio d'angolo, quello che dicevo prima, le palle inattive bisogna saperle sfruttare al massimo.